Posso professore? Si va. Aspetti. Così, perfetto. Questo è perfetto. Ma così qua. Oh. Così, vede? Allora, guardi, sembra fisso, là, ecco. Allora. Allora, iniziamo. Abbiamo iniziato questa terza puntata con un brano che ho voluto mettere io, professore, di Philip Bailey. Children at the Ghetto, o in the Ghetto, non ricordo. Perché oggi parleremo di voci bianche, di falsetto. Di falsetto, no? Di un tema controverso. Un tema controverso. E quindi Philip Bailey io l'ho messo come inizio, ho cambiato, ho levato come sigla iniziale, oggi invece di Etta James con Basement, In the Basement, ho messo questo brano di Philip Bailey perché ritengo che lui come cantante, insomma, abbia una voce meravigliosa, infatti fu il cantante degli Earth, Wind & Fire, grandissimi, siamo Morris White, ma lui ha questa, insomma, proprio anche da solo, da solista, ha cantato anche con Paul McCartney, se non sbaglio, con e con altri cantanti, insomma, famosi, con Phil Collins. Phil Collins, ottima voce. Sì, ottima voce. E quindi, insomma, ho voluto iniziare con questo qua perché dice, vabbè, ma lei cosa fa? D'Enganzo, lei che fa? L'accompagnatore? Un po' sì, però ho dato il mio contributo. Ha fatto bene. Ho dato il mio contributo. Anzi, mi limiti. No, assolutamente. E quindi siamo alla terza puntata. E un saluto da D'Enganzo e dal professore Boezio. Eccoci. E quindi, professore, oggi parleremo del falsetto, di un tema controverso, dei castrati, poco, delle voci bianche, come le chiamate lei, anche perché c'è un famoso film. Sì, c'è un famoso film fatto molto bene. Quale? Quel film bianco e nero anni 60, proprio Le voci bianche. Non l'ho con visto. Caprioli. Grandi attori. Cioè, fatto molto bene. Sono sbottonato oggi. È sbottonato. Io pure sono sbottonato. No, perché uno dice, ma lei è sempre sbottonato. No, oggi mi sbottonato. Siamo sbottonati. Lei mi permette di togliermi diversi sassolini dalla scarpa, come si usa dire. Io nel frattempo che lei si toglie, stacco, spengo il cellulare, anch'io. Perché sennò qua chiamano, spento. Vabbè, anch'io non credo che mi chiamino, vabbè. Lo può chiamare anche la mamma. Mario Monti. Oddio, mamma mia. Dice, allora, chi è? Chi è te? Scelba. Ministro dell'Interno. Vabbè, andiamo al tema. Teniamoci. Il falsetto. Mi viene da fare una apologia, la vogliamo chiamare apologia, cioè difesa del falsetto? In che senso? La mia non vorrà essere una difesa di quel miagolio che tutti quanti sappiamo produrre con la voce e nemmeno della imitazione della voce femminile che un guitto, un attorucolo sa fare. Non è una difesa di qualsiasi miagolio. È la difesa di una voce acuta maschile, ma anche femminile, perché anche le donne hanno un registro di falsetto, ma una voce acuta spendibile artisticamente. Quindi parliamo di grandi artisti che, dotati dalla natura di un grande falsetto, l'hanno poi migliorato ovviamente con lo studio, con l'esercizio. Quindi non è una difesa di qualsiasi stonatura o miagolio o imitatore improvvisato dei Bee Gees. Bravi pure loro. Veniamo al dunque. Che io sappia, da Adamo ed Eva in poi, i popoli cosiddetti, una volta si dicevano selvaggi. Che lei ha conosciuto. Adamo ed Eva lui ha conosciuto. Adamo ed Eva, 200 passa secoli. 200 secoli. Adamo ed Eva proprio no, però qualche pronipote, qualche cugino l'ha conosciuto. Cosa è successo? Tutti hanno cantato sempre, vogliamo dire, in libertà e hanno quindi utilizzato, soprattutto i soggetti che se lo potevano permettere, cioè quelli dotati di una bella voce, perché le ranocchie, gente che gracida, non è mai piaciuta né nell'antichità né oggi, hanno sempre utilizzato la voce al massimo, quindi anche il registro cosiddetto di falsetto, che in termini tecnici è un registro di testa, cioè che sfrutta risonanze sinusali qui di questa zona del naso e palatali più che risonanze toraciche, quindi di petto. Lei non ha studiato canto, ma c'è una grande contrapposizione voce di petto, voce di testa, ecco, c'è questa grossa distinzione che vale anche per gli attori, quelli buoni. Il professor Boezio
Ecco perché noi abbiamo il professor Boezio su Coscia Nostra Web TV, Tendo a perché che il puntualizzare. professor Boezio è persona colta e preparata, Informato sui fatti, non informata sui fatti, non colpevole. colpevole, ma informata Non sui colpevole. fatti. Allora, compaio qui come persona informata sui fatti. Allora, cosa accade? Che dalla preistoria, diciamo, tutti hanno utilizzato il falsetto. Nella cultura araba mi risulta che vi siano dei veri e propri virtuosismi, che la voce del muezzin, ma anche di altri cantanti, dei sufi, faccia su certi brani in arabo, veri e propri virtuosismi. Si è sempre utilizzato, si suppone che nella musica greca si utilizzasse anche il falsetto, anche per quelle scale particolari che usavano, e qui fermiamoci, se no facciamo un'altra puntata. Cos'è accaduto? Tutti i grandi compositori del 500, Palestrina, hanno previsto che il tenore, voci maschili, conservassero un po' della loro voce di bambine, quindi raggiungessero acuti che oggi fanno solo le donne, quasi soltanto le donne. A un certo punto un signore, me lo sono segnato, lo sapevo, ma per dirlo bene, Gilbert Dupré, questo tenore, che era all'inizio un tenore di grazia, quindi che utilizzava il falsetto molto bene, si inventò di cantare nel 1831 il Guglielmo Tell di Rossini, del grande Rossini, e di usare per la prima volta la cosiddetta voce di petto, quindi di cantare quei do che erano prima di testa, quindi in un falsetto, ma un falsetto molto evoluto, ripeto, non un miagolio, di cantarli con una voce molto forte, declamata, alla quale oggi siamo abituati, perché abbiamo l'immagine del tenore, possiamo dire quasi che strilla, un'immagine anche di un ottimo Domingo che comunque canta al massimo quelle note acute, quindi le canta come se stesse gridando. E da questo Dupré purtroppo è peggiorato tutto. In che senso? Che i compositori hanno cominciato a pretendere che anche gli altri cantanti cantassero così. Sono venuti fuori anche dei motivi drammatici, e qui andiamo nel suo campo, cioè che i libretti d'opera sono diventati più drammatici, quindi ci voleva una voce meno eterea, meno sognante, meno, diciamo, dell'innamorato all'acqua di rosa, ma ci voleva il cornuto, Perché compaiono nel ante la testa. mio campo, perché Il suo nostro parla campo, di cornuto, no, parla della di... regia, della regia. Scherzo, scherzo. Quindi compaiono nell'opera anche le corna, i tradimenti, le coltellate, e quindi chiaramente uno non canta i coltellate canticchiando una voce flebile, canta in maniera decisa. Ci furono pure dei motivi drammatici, ma comunque da quel momento cambiò la cosiddetta, questo è un termine orrendo, impostazione della voce, perché che a me risulti si debbano impostare solo le lettere, le missive, ma non la voce. A un certo punto si cominciò a impostare la voce. Gli insegnanti di canto qui già me ne vorranno abbastanza. È chiaro che un insegnante di canto fa il suo mestiere, perché insegna quella tecnica che dal Gilbert Dupré in poi, da questo signor Dupré, si è sviluppata, ma noi non possiamo dimenticare da Adamo ed Eva fino al 1831 quello che è successo. Quindi i grandi compositori cosa hanno previsto che la voce facesse? Anche la voce femminile, perché pure in Mozart dei ruoli per soprano donna acutissime, di una difficoltà incredibile, prevedono chiaramente una voce che non sia stentorea, come si usa dire, fortissima, declamata, ma sia una voce molto acuta, brillante, ma non così forte come si insegna dal 1831 in poi. Quindi cosa è successo? È cambiata proprio l'epoca, hanno cominciato i migliori a cantare molto forte, i peggiori, e lo sentiamo, a strillare, tout court. Sono nati molti equivoci, per esempio quelli dovuti a voci naturalmente molto potenti, come un tenore che era caro a Verdi e che fece in tempo a registrare qualche disco, Tamagno, ma che aveva una voce potente di suo, non tanto perché adottasse chissà quali tecniche. È nato l'equivoco, insomma, di una voce potentissima per il tenore, mentre il tenore prima faceva la parte dell'innamorato. Quindi ho chiarito questo, ho detto questa cosa. Ha fatto bene. Cos'è accaduto? Un'altra follia, che l'insegnante di canto, oggi come oggi, a meno che non sia un insegnante di canto che guardi anche al pop, alla musica leggera, vieta addirittura di utilizzare il falsetto all'alunno che è di fronte, ma glielo vieta. Io posso capire che glielo vieti quando l'alunno abbia una voce sgradevole, ma glielo vieta anche quando l'alunno
abbia una dolcissima e ottima voce il falsetto. Proprio perché è diventato un tabù, è poco virile, le motivazioni sono varie, non le saprei nemmeno. Ma lei perché diceva in campo registico, professore? Per In campo cadere nel mio registico, perché le campo. opere, c'era una giustificazione anche drammatica, vado nel Sì, no, suo perché campo. Le mi opere, illumini anche. quando nacque il melodramma si occupava quasi soltanto di divinità, di miti greci, Orfeo ed Euridice, Alcesti, insomma, tantissime opere. Quindi questi personaggi mitologici cantavano in una maniera, diciamo, elegia, che si può dire, non è che si mette a strillare una Capito, diana al bagno canterà con una voce soave. certo. Poi cambiando i libretti d'opera, i soggetti, Anche se è cacciatrice. anche se è cazzatrice, cambiando il soggetto, arrivarono le storie di corna, insomma, nell'opera, arrivarono storie drammatiche, le guerre, spanzamenti, insomma, come nella Tipo, che ne Cavalleria so, Rusticana. anche la guerra di Troia. Sì, anche la guerra di Troia, sì, E non so. quindi? Quindi c'era un'opera lirica che guardava comunque al mito, a un teatro più classicheggiante, settecentesco, e non prevedeva urli. Parliamo chiaramente No, di dico, al cinema si abbina per via del pathos, urli. Sì, quindi le no, storie io diventano più facevo drammatiche. un parallelo tra i libretti d'opera e quelli che sono, diciamo, i copioni plot, come si chiamano del Ho cinema. Cioè, capito, cambia il ho genere, cambia pure una maniera capito. No, di cerchiamo esprimersi, di io. aprire un attimino il concetto a tutti, così anche le persone lo sanno Sì, nel io non senso. vorrei annoiare, ma comunque viene No, vabbè. impedito anche a persone che abbiano un'ottima voce, è di utilizzare questo falsetto. Falsetto previsto da grandi compositori. Io le ho consigliato pure un brano di Bizet, Sì. dei Pescatori di Perle, un'opera molto bella, corta, c'ha cioè pure il pregio della brevità. E quest'opera, questo brano, Lo lo vogliamo vogliamo sentire? sentire? 15, Lei ha. 15 secondi, No, sentiamo. vorrei sentire la parte finale in cui Vediamo. anche Caruso, che aveva una grandissima voce, utilizza il cosiddetto falsettone, cioè un falsetto educato, perché Caruso era un gran signore, cioè non aveva paura che qualcuno dicesse che non aveva voce, utilizzava il falsetto nel momento in cui il compositore lo prevedeva. Questo Certo, brano è. era un artista, un Sì, attore, notevole. oltre che soltanto, come dire, Sì, un cantante lirico, e lui, per lui forse era diventato troppo limitativo. Dopo l'imitativo, io una volta raccolsi le confidenze di un cantante d'opera che mi disse, quasi mi sussurrò, disse: io qua non me lo posso permettere di fare certi finali nel cosiddetto falsettone perché mi fischiano qua in Italia. Me lo posso più o meno permettere in Francia, in Belgio, ma non in Italia, che si è affermata una voce che deve essere stentorea. Pensi, per questo aggettivo i critici sono andati, se lei ricorda, a scomodare un personaggio dell'Iliade, mi pare, Stentore, che aveva la voce, dice Omero, la voce di bronzo, la voce di 50 uomini. Quindi sono andati a scomodare addirittura Omero per dire che la voce ormai deve essere come quella di un metallo, che è assurdo, che la voce deve anche far sognare, secondo me, l'ascoltatore. Non Sì, ma lo perché anche se poi alla so. fine anche Pavarotti, buon animo, Pavarotti era dotato di falsetto, ma lo poteva usare poco perché temeva i critici. esattamente. Gigli, io le faccio un esempio del più grande tenore italiano del periodo della guerra. Beniamino Gigli aveva un falsetto straordinario, eppure dovette utilizzarlo nelle canzoni. Che ne so, lo utilizzò nel terzo atto della Aida, dove Radames e Aida sono sepolti nella piramide. Qui non credo che uno possa urlare da dentro a una piramide. Quindi, ma l'ha usato con parsimonia perché penso che temesse la critica, perché in Italia non si può utilizzare. Sì, anche Mi come un sembra. pochettino, questo qua è come il discorso della danza classica, però è un pochettino Sì, campato in là, per l'uomo che fa danza classica è visto in sì, una un maniera, sì, femminile, no? Sì. invece in finale è vero che è Non così, è vero, è insomma. così, anche perché, e qui voglio. Io no, Billy Elliot, quel Billy film. Eliot, bel film. Ma direi adesso lei mi fa parlare, dovremmo far Vabbè, facciamo sentire. vedere Facciamo 15 sentire il secondi brano. finali.
Bene. Bene. Questo è un brano bellissimo che Caruso canta in italiano. E in francese Je crois d'entendre encore. Mi pare ancora di udire la sua voce, la voce di una donna bellissima. Questo francese, diciamo. Io sul francese sono agli inizi, sono all'abecedario. Puro, lei sembra un francese. Je voudrais, vorrei, ma sono all'abecedario come francese. Bene, è un po'. Sì, un po' c'ho il rotacismo che mi facilita. Cosa dire? Io vorrei fare una difesa sfegatata, ripeto, non del dilettantismo, ma una difesa del falsetto. Anche perché c'è un altro discorso. Però lo dica perché lei ha fatto questa difesa, non solo perché. Avevo anch'io una voce buona, discreta, che adesso non è esercitata, ma era discreta. E mi sono trovato nei cori di Roma, cori buoni, mi sono trovato informazioni anche solistiche. Ma comunque è giusto, non so, perché è un maestro di musica, uno che va a studiare al conservatorio deve. Sapere. Studia, ma suona. Sì, faccio canetto, ma sono convinto che se lei la mettiamo al pianoforte, lei ci suona anche il pianoforte. Una volta due note le facevo. Però voglio dire, uno deve essere capace di suonare spaziare. Tutto, no? Allora sì, un cantante che impara a cantare, un cantante lirico, deve fare la voce. Di petto o di testa? Di testa. Sì. E ma glielo vietano qua in Italia. Io vorrei che qualcuno, come si usa oggi per altre questioni, che non tocco, facesse tutto. Outing. Beh, vietano tutto in Italia. Qualcuno che si sta diplomando in canto, che facesse cosiddetto outing, venisse fuori e dicesse mi impediscono in quell'area di Bizet o in quell'area di Mozart di utilizzare il falsettone che sarebbe consono, perché l'autore lo prevedeva. E non credo che Mozart o Palestrina fossero dei deficienti, non credo proprio. Saranno deficienti forse quelli che non fanno usare una certa voce. Cioè, mi sembra, insomma, ognuno dovrebbe pensare. Certo. Lei ha citato, ho citato io i Bee Gees. Lei ha iniziato lei questo? Ho iniziato io. Allora, i Bee Gees, ai Bee Gees io do un voto alto. Certo. Ma un voto alto soprattutto come amalgama delle varie voci, che era veramente notevole. L'amalgama di tutti e tre. Tragedy, bravissimo. Singolarmente, quello è un falsetto abbastanza buono, ma io la invito poi ad ascoltare. Nella musica classica ci sono professionisti che lo fanno ancora meglio. Ecco, nasce dalla classica e si trasferisce. E pensi, la fobia del falsetto, lei mi fa venire in mente una cosa, fa sì che anche in Italia un ottimo cantante che è Mango, è un ottimo cantante che viene secondo me trascurato da certe emittenti radiofoniche per motivi, non lo so, strani. Mango sul suo sito internet anni fa quasi si difendeva e diceva che il suo non era un falsetto. Questo perché? Per difendersi dalla classica accusa in Italia di cantare in maniera effeminata. Invece quello di Mango è un eccellente falsetto che potrebbe essere spendibile anche nella musica barocca, nella musica classica. Sì, ma sai che dottor, c'è questo tabù. Quando lei mi ha spedito la discografia, la discografia, mentre scaricavo, praticamente mi sono imbattuto in un video, una clip, insomma, di X Factor, in cui c'era praticamente Elio che faceva come si chiama? Rossini faceva quella cosa? No, Elio, il cantante... Delle storie tese? Sì, il cantante è anche quello che fa Enrico Ruggeri, sì. Poi quella che sta con Gigi D'Alessio, come si chiama? Se non ricordo... Comunque lei... Sì. E l'altra, Maronchi? Sì, quella produttrice, Maionchi. Maionchi. La produttrice. Questi quattro, hanno valutato un ragazzo, un ragazzetto, avrà avuto non so, una ventina, massima ventina d'anni, che cantava in falsetto e cantava veramente bene e cantava musica pop, R&B. Ecco, sì, sì, sì. Ma bravissimo, e devo dire che invece la come si chiama la compagna di D'Alessio lo criticava, sì, perché riteneva che il falsetto fosse soltanto, cioè il fatto che lui fosse un cantante con questo tipo di voce e che cantasse secondo lei in falsetto fosse limitativo. Senso che lui era un cantante, per fare il cantante devi sapere cantare tutte le note, anche non in falsetto, però in realtà poi lui dimostrò, questo ragazzo, di sapere cantare, ma che quella era la sua voce. Ma io le farò ascoltare la sua voce, no, voglio dire, perché secondo me questo qua
limitativo dire che cioè non dare l'opportunità di essere se Se, stessi, ecco, ecco, hai detto la cosa fa. ha detto la cosa fondamentale. Ho finito. E io poi inviterò tutti ad ascoltare Jochen Kowalski, si capisce dal cognome che è polacco, è un polacco che ha fatto studi profondi di conservatorio ed era partito come tenore drammatico, tenore di forza, che avendo un falsetto straordinario poi è passato a fare il contraltista, cioè il contralto uomo, e canta Mozart arie difficilissime, avendo anche le note basse, perché ce le ha, perché è un tenore. Vogliamo sentire? Lei può mettere quell'aria di Mozart, Beh, quella che posso. va, l'errore mio palese. Mettiamo 15 Mi secondi. pare dal Mitridate Re di Ponto, di Mozart. Andare Come potete sentire, Kowalski ha anche le note basse, ha un'estensione veramente incredibile. Quindi è un professionista il cui virtuosismo non si può mettere in dubbio. Poi chi altro le ho proposto? Le ho proposto pure un cantante degli anni 70, di colore, che oggi è reverendo, è un molto reverendo, bravo, Eddie Herman, molto bravo. molto bravo. Mi è piaciuto. In un'intervista che io vidi Sono alla piaciuti tutti, BBC, però questo non lo in un'intervista che io vidi in inglese alla BBC, Eddie Holman, diciamo, un po' sbruffoncello, perché afferma di avere, cito tra virgolette, il miglior falsetto del mondo. Io non so se questo è vero, ma era comunque Eddie Holman è bravissimo, è bravissimo. sì, molto bravo. Poi volevo fare prima un L'ho trovato discorso live, a live sì, attuale, fa molto Lonely Girl, ragazza solitaria, molto bravo. col pubblico che impazzisce, va in visibilio, mi pare. Io vidi quel filmato tanto tempo fa. Io, perché c'è, ci sono più di un concerto, non so se ho scaricato quello là, Adesso non so, il io pubblico sono invisibile, però è anni. molto Vogliamo bravo, molto. Ci farlo sentiamo 15 sentire? secondi di. Sentiamo. Eddie Herman, reverendo. Molto bravo. Un altro Anche artista, Van der Holyfield era un reverendo. lei come Il reverendo. pugile, che è combattuto con Mike Tyson. Non lo sapevo. Quindi, E io di sport, come disse Woody Allen, io sono per l'atrofia. C'è un altro grandissimo, grandissimo lei è un po' Woody cantante, Allen, un pochino adesso. Woody Allen. Suona anche il Sono clarinetto, clarinetto. sono un po', vabbè, sfortunato. Facciamo uno show, quello Facciamo. nacque, Woody Allen iniziato la Eh televisione, sì. sì, con show televisivo, cioè l'autore. Ah, lo vedo, benissimo. Quindi? Le propongo un altro cantante che una volta era notissimo, oggi un po' meno. Denis Roussos, Ah, bella pure il brano che mi ha dato, molto un bello, cantante molto greco bello. di Alessandria d'Egitto, perché Alessandria d'Egitto c'è ancora un quartiere dove parlucchiano il greco moderno. Sì. È rimasto qualcosa dell'antica Alessandria, insomma, fatta da Alexandros, Alessandro Magno. Egli si ispirò anche agli stilemi della musica ortodossa e ha un falsetto straordinario, veramente straordinario. Io le consigliai Pioggia e Lacrime, Rain and Tears, mi Sì, pare. sì, sì, sì. Possiamo farla Sì, sentire e poi dirò una cosa. facciamo sempre così. Bene, detto questo, viene un discorso poi cinico da fare. Allora, se ci fosse qua un insegnante di canto in conservatorio, soprattutto un insegnante che insegna solo dal romanticismo in poi, quindi da metà 800 in poi, non un insegnante di musica barocca che ci capirebbe, sarebbe d'accordo con me, più o meno,
E costui sarebbe contro quello che sto dicendo, soprattutto io. Quindi, ma andiamo a vedere. Una sberla che gli diamo. Diamo una sberla. Una sberla se del un'affettuosa sberla. Eh sì, va. Ma andiamo a vedere, facciamo un discorso prosaico, un discorso che io mi pare di aver sentito proprio da Eddie Holman in un documentario da BBC. Andiamo a vedere gli incassi di questi cantanti, che con il falsetto, compreso Michael Jackson che aveva un buon falsetto, quanto hanno guadagnato? Anche lui è nato nello stesso giorno. Ah, è vero, è nato nello stesso giorno. Hanno guadagnato tantissimo, quindi non è vero che le donne considerano effeminato, considerano poco virile chi canta Lonely Girl, ragazza solitaria, in un falsetto. Mi faccio un po' di cose. E non mi viene adesso, sono una volta ero più in... sono fuori corda, fuori fiato. Lo faccio io, mi dica la tonalità. Com'è? Così? Sì, così è un falsetto. È un po' così, sì, sì, sì. Bello il falsetto. Ma lei è suscettibile di sviluppo. È suscettibile di sviluppo la sua voce. No, no, è vero, lei potrebbe studiare. Volevo farlo, però poi... Non è so, un baritenore forse con il falsetto. A me piace la musica, mi è sempre piaciuto, per cantare, secondo me è la cosa più bella, uno poter lavorare, anche perché ci sono dei brani come quelli degli Alunni del Sole, quelli dei New Dolls, sì, sì, sono sì, sì, molto belli, eh. È vero, gli Alunni del Sole, mi ha nominato, è bello. E poi ci sono, anche loro, ci sono dei brani molto belli. Ma andiamo a vedere questa gente... in barba ai bacchettoni, anche i Pooh che hanno una voce sia falsetto ma sì, anche sì, non falsetto, molto acuta, i bacchettoni, chiamiamoli così, di conservatoria, andassero a vedere quanto hanno guadagnato quelli. Mazza. Quanto hanno guadagnato. Quindi io mi rivolgo all'alunno di conservatorio, a meno che non abbia una voce molto scura, come si usa dire, una voce baritonale molto potente, molto bella, quindi, e quindi indirizzato a fare ruoli tipo Otello, Cornuto, non per offendere, ma insomma ruoli veramente drammatici, ma non ascoltate troppo i vostri insegnanti, a meno che voi non vogliate essere appunto soltanto degli Otello. Cioè, in altre parole, lei dice che per fare l'Otello ci vuole, beh, è impossibile che fa è impossibile, una voce falsetta. È impossibile, perché Verdi stesso non lo prevede. Beh, è vero questo qua, però sarebbe bello farlo. Ma sarebbe bello tutto, è solo che non abbiamo... Perché se l'Otello fosse fatto, professore, sì, cioè, perché la visione del gioco è perché, per dire, allora noi abbiamo la visione del gioco che è limitativa. In questo caso, perché, mi scusi se l'interrompo, perché lei è il professore, io faccio, vabbè, però come studente... Sono un provocatore. No, io voglio dire questo, allora, mettiamo che non lo prevedesse. Questa voce dice, no, si può fare anche in falsetto. Allora, Otello, mi dica dei passi. Come mi dica dei passi. Non ricordo no, più. No, una delle parole quando lui uccide Desdemona. Cosa dice? Quando la e tu così pallida. E tu così pallida. Adesso non ricordo, sono anni. E tu così pallida. È bella, è morta. Bella. Piglia creatura. No, oh, invece tu. Allora, è vero, allora, è vero, è vero. Allora, però... E se fosse, secondo me, lo potrebbe fare. Lo potrebbe lo fare. Potrebbe fare tonalità. Che ne so, Filippale. Cantante di colore. Di colore, sì, sì. Uno, e il discorso è che uno si va a vedere l'Otello fatto da Philip Bailey. Sì, sì. Allora sì, vai a pagare il biglietto e sai che trovi quel tipo di voce. Quel tipo di voce, però se succede una guerra. Però sarebbe sempre bellissimo, perché Philip Bailey, sì, sì, è, sì, bravissimo, cioè ha una voce stupenda. Facciamo un'altra cosa? Sì, facciamo. Diciamo un'altra cosa folle? Diciamo una cosa folle, sogniamo. Facciamo che invece di Otello e Desdemona sono Otello e Desdemone. Ah, ecco. Una storia omosessuale. Ah, ecco. E lei che poi se la prende... E lui, è Otello che praticamente per gelosia uccide Desdemona. Allora lì sarebbe... Allora poi c'è... Lì penso però di diventa sì, sempre limitativo, perché alla fine, voglio dire, perché non potrebbe avere una voce così? Comunque, Verdi ha fatto una cosa... No, capolavoro, così. Shakespeare questo pure. Lei l'ha preso come paragone. L'ho preso come paragone perché poi del Monaco... Anche la Cavalleria Rusticana. Sì, sì, parlato, Cavalleria effettivamente c'è la storia di Combardurito, Combardurito... Faccio riferimento a me, sono siciliano. C'è una drammaticità. Mi piace un attimino. No, piace scherzare. Scherzare, scusi. Che altro le ho consigliato musicalmente? Aspetti di musica classica. Anche Mango, abbiamo detto Oro di Mango. Bellissimo. No. Ecco, Oro è una canzone. Lo vogliamo sentire. Sentiamo. Sentiamo, poi commenterò, sì, 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 io. Almeno l'inizio. 15 secondi di Oro. Per averti pagherei un milione anche più.
che l'ultima Marlboro darei. Vabbè, abbiamo fatto 20 secondi. Abbiamo fatto. Anche quella canzone è una canzone proibitiva per molti cantanti, perché molti cantanti o il falsetto non ce l'hanno e quindi dovrebbero abbassare veramente la tonalità della canzone, oppure ce l'hanno ma non essendo stati abituati ad usarlo si espongono cantando quella canzone a delle stecche clamorose. Quindi non è vero che il falsetto è sinonimo di dilettantismo, come viene fatto passare, diciamo, nei conservatori. Il falsetto è sinonimo di alta professionalità, perché per intonare certe cose è difficilissimo. Non tutti lo possono fare. Non tutti lo possono fare. Demis Roussos canta delle canzoni, quelle che abbiamo citato, ma anche altre, molto difficili. C'è stato pure, ma questo forse lo ricorda lei, non lo so. Non è un fisico esile. Non è un fisico esile, ecco. Cioè, vuol dire che non è da tutti. C'è stato quel cantante... Neanche Hamilton, mi pare. Neanche, mi pare di no. L'ho visto prima nel video. C'è stato il cantante che io conosco pochissimo, degli Area, che era un gruppo, diciamo, un po' politicizzato degli anni 70, ma il cantante greco Demetrio Stratos aveva una tecnica incredibile, un'estensione che è registrata su Wikipedia come qualcosa di sbalorditivo, aveva un falsetto sbalorditivo. Non so se lei lo conosce, io lo conosco poco. No, ma io molti che sto conoscendo grazie a lei. Ah, io la ringrazio. Sì, io sono qua per ascoltarla e per imparare. Possiamo dire... E anche per, diciamo, divertirci insieme. Ma abbiamo parlato adesso di uomini, ma anche le donne hanno un registro di falsetto. Anche le donne ci piacciono. Le donne ci piacciono. Hanno un registro di falsetto, ma vengono più lasciate in pace degli insegnanti di canto, perché se ne accorgono di meno gli insegnanti di canto quando la donna va in falsetto, perché la voce è più uniforme. È vero. Vengono scocciate di meno. Io non scorderò mai quando andavo a lezione, anch'io, a lezione spesso si attendeva al proprio turno. Il conservatorio. Sì, si attendeva al proprio turno. Promuoviamo il Santa Cecilia. Ma io promuovere, guardi. Lei non vuole promuovere il Santa Cecilia? Non è cosa, forse adesso è cambiato che adesso è università, ma promuovere ciò di cui mi ricordo io ho difficoltà. Quanti anni ha fatto la professione? Feci 7 anni per lo strumento. Quindi lei ha fatto tutto praticamente. Beh, però avrei dovuto completare gli studi. Completai per quanto riguarda... 5 anni, quanti sono? Sono 7 per lo strumento a fiato e completai. Ah, però non completai proprio per composizione che frequentavo. Comunque lei è un maestro. No, vabbè, sono un intenditore, un abitué, quello del piano di sotto. L'amico della porta accanto. L'amico della porta accanto. Che vi bussa di sera. Sono io. Sono io. Che volevo dire? No, diceva che lei non lo promuoverebbe perché... Non mi viene veramente da promuovere istituzioni, perché di certe istituzioni ormai è rimasto il nome, certe università, certi licei, secondo me è rimasto molto... Il fumo e l'arrosto forse non c'è poco più. Non lo so, io... Comunque lei dicevamo di questi perché le donne... Ah, dicevo, attendendo il mio turno, certe volte io sentivo le lezioni degli altri, ma questo anche privatamente, in sedi private, non in sedi di conservatorio. Le donne eseguivano lo stesso esercizio, magari che poi avrebbe seguito l'alunno maschio, ma nelle donne si capisce di meno questa differenza, questo passaggio alla voce di falsetto, e veniva tollerato. Nei maschi era intollerabile, quindi si adirava l'insegnante. Le do un piccolo esempio. Una volta c'era un cantante che cantava Maluccio, un allievo, quindi uno suscettibile di miglioramento, cantava un brano di un'operetta che adesso non ricordo, la cantava, diciamo, da 6, come si può dire, per dare un voto, c'era a un certo punto un solo acuto, e non volendolo fare in falsetto, lo faceva con una voce stridente, lancinante, come una persona si sia schiacciato il dito, oddio, mettendo un chiodo, insomma una cosa inascoltabile, un urlo di dolore. Quando arrivava questa ragazza a quel punto dell'acuto faceva una cosa straziante, orrenda, inascoltabile. Io mi accorsi, io gli avrei consigliato di provare a farlo con il falsetto, chiaramente non sarebbe stato facile nemmeno il falsetto, ma l'insegnante glielo vietava, quindi insisteva. Questa ragazza? No, c'era un maschio. Ah, un certo uno all'uomo glielo vietava. Cantava un brano, lo cantava a Maluccio. Ma ad un certo punto c'era un errore ricorrente, c'era una nota veramente inascoltabile, brutta, antiestetica. E non gli veniva consigliato di ammorbidire la voce. Ma io sono d'accordo, perché ci sono cantanti... Quindi c'è anche la malafede, possiamo parlare di malafede, sì, di chi insegna certe volte.
Quindi sarà che io mi è rimasta questa cosa qui, ma molti che studiano canto, secondo me, vanno a lezione e si danno dei pizzichi sullo stomaco, subiscono ciò che l'insegnante gli dice, ma sentono coloro che hanno un buon falsetto, non quelli che hanno un falsetto stridulo, inutilizzabile, sentono che non è giusto, però sono costretti per conseguire quel diploma. Questo soprattutto in Italia, perché mi dicono che a Neuchâtel, in Svizzera, ci si diploma al conservatorio da contraltisti, da tenori col falsetto. È solo qui che è vista una cosa da femminili, come si direbbe a Napoli, da... Stupidità. È così. Guardi, non voglio Ci sono annoiare. canso, cantanti che hanno una voce molto leggera, che non è falsetto, però è Molto molto leggero, leggera. ha detto bene, ha detto meglio di me Tipo come Gianni Bella, si ricorda Gianni lei. Bella? Io Poco, però lei ha ragione. Sì. canto e tu, che è una Ha canzone giovanissima ragione. di Gianni Bella, in cui si vede che lui ha una voce che è Una molto bella tenera, voce. è così. Ma possiamo dire anche il nostro Pino Però diciamo, Daniele? canta una canzone, anche Pino Daniele, però Sì, questo sì, canta sì. una canzone, Gianni Bella, intensissima. Sì. Non Che significa niente il fatto che la canti in maniera acuta, che la sì, ma canti. tratta di questa storia tra io canto e tu, io l'ho ascoltata, come dire, sì. Ascoltate, ascoltate. Che altro ascolto consigliate? No, Adesso lo ricordo. io intanto Ah, vada. interrompo, oggi proviamo questo Sì, qua, professore, bello, questo qua, vediamo, cioè bellissimo, questo l'ho bel film, visto. La guerra dei mondi. Dice, ma come mai lei oggi, col falsetto, promuove la guerra dei mondi? Perché sono due mondi che si contrappongono, quello del Esattamente. falsetto e quello delle Perché voci. la guerra dei mondi, lo mettiamo così, perché la contrapposizione, anche se comunque questo film, La guerra dei mondi, è un film che secondo me racchiude dietro un'esperienza più profonda, cioè il rapporto che c'è, perché qua che cosa, di cosa parla La guerra dei mondi? Lo facciamo vedere che questa è la versione di Steven Spielberg, Ce n'era stato però uno ce negli ne anni sarebbe, sì, 60? negli anni 60, che però questa mi piace di più, l'originale, io voglio parlare di Certo, questo, no, no. perché? Perché? Perché noi, io sono vegetariano, non da sempre, ma lo sono diventato. Io ci ho sempre tentato a esserlo, però per diversi motivi c'è cioè il mio passaggio verso il divenire vegetariano è stato A tappe. graduale, perché prima ho smesso di mangiare carne rossa, poi ho smesso di mangiare carne in generale. Non mangiavo certi tipi di carne, mangiavo altra. Ma poi il rapporto, il discorso di uccidere gli animali, per Insomma. me è proprio una cosa, cioè, che va a vederli così, che devo pensare il sangue, le cose, per me, cioè, per una cosa che va comunque oltre. Poi a livello salutista ho scoperto che fa bene anche perché allunga la vita, essere vegetariani. Però la guerra dei mondi, l'invasione, questi uomini, questi alieni che prendono l'uomo e lo usano come cavia per gli esperimenti di succhiare il sangue, insomma, in altre parole, anche sono contro anche la sperimentazione animale, che Certo, è è, vero. perché in altre parole è questo, cioè che cos'è? Praticamente cosa fanno capire? Se arrivassero degli uomini sulla Terra, degli alieni sulla Terra, prendessero, alieni sulla Terra e Come se noi fossimo prendessero, le mucche, le esattamente, pecore, ci prendessero come mucche, come pecore, come cose, se cioè. inserirebbero Dissezionassero. esattamente la vivisezione su di noi, se ci vivisezionassero per fare la sperimentazione per capire, e noi i nostri corpi messi là per T2 nella pancia oppure con gli impulsi elettrici Sì, o sì, ci sì. rompono una, perché ai cani gli rompono una zampa per vedere Mamma se mia. praticamente il dolore, cioè, ma erano cose Beh, ma quella è allucinanti. un'altra cosa, Ma tutto veramente. fa parte tutto fa parte della sperimentazione animale. Sì, è La brutta. reazione di un animale quando tu gli spezzi la gamba, che cosa fa? Soffre, piange per capire, ma che cazzo devi capire? Se ti rompi la gamba, se sai che te la fai. No, Allora, la è vero, è vero. sperimentazione per scoprire certe cose, ancora in vitro, il primo fu Pergamo nel 106, se non sbaglio, che iniziò con la vivisezione, con l'esperimentazione, siamo nel 2012, ancora non si sa Mamma un mia, no, cazzo, scusi, è non si sa vero, niente, manco la cura dell'AIDS hanno trovato, anzi sì, addirittura non so se dice che... l'hanno creata loro Ma con le forse, scimmie, non so che hanno fatto, le dico una cosa, che mi dica perché è molto il bello, migliore sapone nel terzo mondo, dove soffrono molti di AIDS, per pulire i malati di AIDS, lo sai qual è? Oddio, non lo Il so, detersivo per i gatti. detersivo per i piatti, Sì, quello che noi usiamo ma non è per lavare i gatti. No, irritante, è il migliore di il tutti. migliore.
lavano molti perché proprio, dicono che sia il più puro, oppure dicono che il bicarbonato sia un antiossidante che possa prevenire i tumori. E questo l'aglio lo sento anch'io in conferenza. Pure, l'aglio pure. Voglio dire, ci sono tante cose. La prevenzione è meglio della cura per quanto riguarda i tumori. Sì. Quindi alla fine sì. Non si è scoperto mai niente. No. La sperimentazione sugli animali dice, io sono d'accordo sul grande medico Veronesi che dice, sai che è vegetariano con me, dice che è importante, tutte queste cose, però non sono d'accordo quando dice che ancora noi la sperimentazione è utile, perché non ci sono alternative, ma no, voglio dire, ma anche la penicillina, non è vero che la penicillina fu sperimentata, fu un caso che la specie la penicillina diventò praticamente tale, si chiama la sperimentazione, perché ci fu per caso Fleming la mise su qualcuno, ma non è che ci sono stati passati, ma tanti altri medicinali hanno avuto passaggi di animali. E comunque nel 2012, professore, non è possibile torturare addirittura gratuitamente. Ma no, non è possibile ancora, perché non possono prendere, perché la Chiesa impedisce addirittura la sperimentazione in vitro sugli embrioni, sul DNA e sullo stato embrionale. Cioè, voglio dire, il DNA sulle cellule embrionali, no? Ecco, staminali, esattamente. Sulle cellule staminali, lui, il Vaticano impedisce questo. Pratico. Tante cose perché dico, è una follia, perciò non impedisce di ammazzare animali, perché la razza, addirittura una volta in chat ho parlato con dei ragazzi che dicevano, noi siamo seguendo il discorso di Darwin, noi siamo la razza evoluta, siamo, ma io Darwin non quindi, tanto lo e quindi noi, sì, ma non tanti non sono d'accordo, e quindi noi praticamente, essendo la razza più evoluta, la razza più forte, noi ci possiamo praticamente perdere. Quella è un'altra puntata su Darwin, che io stimo come grande osservatore, ma un po' meno i darwinisti, quello è un altro discorso, apriamo una voragine. No, secondo me è impossibile. Una cosa è Darwin, una cosa sono i darwinisti. Non si può. Io le galline, scusi questo, allora le galline, i conigli, le mucche, cioè, ma anche come il macello, vabbè, comunque non voglio parlare di queste cose perché sennò, ecco, ritorniamo al film. Allora, questo film, praticamente La guerra dei mondi, parla, secondo me, e che è bellissimo, ma parla di questo, La guerra dei mondi, da vedere, scusi. Vogliamo concludere verso il falsetto, non so, vorrei faccia, professore. Tediare, che altro mi viene in mente? Lei adesso mi ha fatto pensare a queste realtà tristi. No, ma è perché, è vero. Comunque La guerra dei mondi è bellissimo, l'ho visto almeno. No, è bello, è bello. Confermo anch'io che mi intendo. L'interpretazione maestrale di Tom Cruise, che praticamente fa questo padre che deve difendere i suoi familiari, è proprio veramente un film toccante. Ma quello che c'era chiuso dietro, secondo me, va oltre. C'è altro, sì. Vabbè, finiamo sul falsetto. Però, ogni tanto. No, lei va bene. Speriamo di aver fatto, io la chiamerei questa puntata proprio apologia, usare un termine. Un sacco di polli, io mi sono incluso in diretta. Io pure sono allergico, però a maggio mi si scatena. No, questa apologia del falsetto la concluderei dicendo che, avendo cantato nel passato nei cori anche discreti, ho visto che gli unici a tollerare, a starsi zitti e ad esserne contenti erano i direttori di coro. Che il direttore di coro, al contrario di tutti gli altri, sa benissimo che dei maschi che hanno un buon falsetto gli assicurano una sezione di tenori o di bassi che canta con agio certe parti difficili, quindi il direttore di coro non ha mai vietato il falsetto perché sapeva di andare incontro a un disastro. Invece tutti gli altri personaggi che vengono fuori dal mondo del conservatorio hanno fatto una sorta di Pol Pot, di dittatori, e hanno imposto di cantare con una voce che talvolta può sconfinare, lo possiamo dire, nella sbocciata dei mercati generali. Cioè, proprio veramente nel grido del venditore di tanti anni fa di frutta, di cocomeri. Però il falsetto rimane sempre. Difendiamo il falsetto artistico. Il falsetto artistico, sì. Parlo troppo. No, il falsetto, quello piccolo, quell'uomo basso che si comporta male, quello è un falsetto. Quello è un falsetto artistico, nel senso proprio come voce. Come voce? Ci sono persone falsette. Un fondo di falsetti con il falsetto artistico. Il falsetto artistico. Vabbè. La lasciamo passare. La lasciamo passare. Allora, professore, cosa vogliamo aggiungere?
Al falsetto vuoi aggiungere qualcosa? Non vorrei esagerare. Tanto, guardi qua. Abbiamo fatto tanto. Tanto, legga. 46 minuti, Noi insomma. facciamo sempre tanto. Facciamo Diamo troppo. tanto. Basta che facciamo vedere. Mystic River, Ah, consideriamo l'ultimo mi è film. piaciuto. Diamo Mystic River, Che vediamo qua. sarebbe. Non ha a che fare con la mistica, mi permetta, ma Mystic è il fiume di Boston. Sì, Si chiama sì. Mystic? Dica di No, qualcosa. lo Dica dico lei un qualcosa. rilievo geografico, No, sennò, però dica perché qualcosa. spesso in Italia i titoli stranieri vengono buttati là in pasta alla gente, senza spiegare che cos'è. Mystic è semplicemente il fiume che passa a Boston, come il Potomac è quello che passa a Washington. Insomma, Esattamente. basta. E questo qua è un film di Sean Penn? con Con Sean Penn, non lo so. di Clint Eastwood. Ah, ecco. Grande Clint Eastwood, e ci sono anche altri attori bravissimi come Kevin Bacon, Tim Robbins. Insomma, questo è un grande film. Ma perché io lo consiglio? Perché questo qua dà, diciamo, l'idea del quartiere, della vita all'interno di un quartiere, insomma, sì, di un'America comunque provinciale, È perché alla fatta da fine da irlandesi. irlandesi, quindi questa multiculturalità, questi extracomunitari che prendono piede all'interno di una grande terra come quella degli Stati Uniti d'America, e quindi crescono e fanno vedere che comunque le realtà sociali sono tutte quante gli stessi, soprattutto in alcuni quartieri degradati, perché questo parla di degrado sociale, eccetera. Quindi, e poi della morte di questi bambini, insomma, che a volte queste gang che crescono, Mamma mia. queste famiglie. Insomma, Bel film. Bello, Mystic River è un film bello veramente. da vedere e da comprare. Niente, persone, vogliamo salutare i nostri amici? Salutiamo Questa è una puntata un po' un po' particolare, particolare. vero? Un po' particolare. Vabbè, allora vi salutiamo, ringrazio il professore Boezio, grazie di tutto. E ci vediamo alla quarta puntata, questa è la terza. Attenzione, già siamo alla terza, noi non scherziamo da on air.